Avete visto cos'è il sovrasterzo? È una sbandata dell'asse posteriore e in questo caso l'abbiamo provocata con una violenta accelerata. Posteriore, avete visto quello che succede. Bisogna sempre essere dolci col gas, e specialmente su fondi scivolosi e quindi con scarsa aderenza. Se la sbandata non viene corretta con un veloce controsterzo da parte del guidatore, ovviamente si finisce in testa coda, come avete visto. Un veloce controsterzo è fondamentale per riuscire a controllare l'auto ed evitare una sbandata. Il controsterzo si esegue sterzando dalla parte opposta a dove è orientato il muso dell'autovettura. Attenzione però, quando siete in controsterzo dovete sentire con la vostra sensibilità quando il posteriore smette di sbandare ed essere pronti a riallineare le ruote davanti. Ricordiamoci però che dei pneumatici in buona condizione sono fondamentali per la sicurezza sulla strada. Yokohama, pneumatici pensati per chi guida.